Vabbè, vabbè, e oggi era la nostra giornata. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Quarta volta dopo il 90, il 94, il 98 e ora, dopo 24 anni, si torna a vincere il mondiale. Mamma mia, che spettacolo. Partita finita da poco, ma cioè, io non credo che andrò a dormire prima delle 2, perché con una giornata simile, con una serata simile. Cioè, campioni del mondo, ma come ha giocato l'Italia? Con il sorriso, la felicità fatta persona, come se dentro di loro sapessero veramente che, ok, questa l'andiamo a vincere, questo mondiale lo vinciamo. Abbiamo vinto gli europei l'anno scorso, questo mondiale lo vinciamo, nonostante giochiamo, insomma, sì, insomma, vabbè. Non fate caso al mio linguaggio a quest'ora, però vabbè. Nonostante giochiamo a casa della Polonia, in casa della Polonia, 15.000 tifosi contro. Che vuoi fare? Polonia, campionessa uscente nel 2018. E dici, cavolo, ok, grande percorso, però alla fine la spunteranno i polacchi. E invece, cioè, dopo un primo set vinto dalla Polonia, tra l'altro in rimonta perché eravamo in vantaggio di 3-4 punti, cioè, uno potrebbe dire, cavolo. Adesso la Polonia prende il via, magari ok, ci può essere la reazione dell'Italia, però cioè loro con la spinta del pubblico che già era forte prima, aumenta ancora di più, avrebbe ammazzato chiunque sportivamente parlando, un set di quel tipo. E invece no, e invece no. L'Italia, tranne qualche scoria, diciamo così, che si è portata avanti nel secondo set, diciamo nella prima parte di secondo set, e poi ha iniziato a macinare il gioco, l'Italia che era abbastanza frettolosa, non è che stesse facendo disastri, cioè erano più meriti della Polonia, però l'Italia che in alcuni punti poi frettolosa, saltava male a muro magari, no? Cose di questo tipo. Time out di De Giorgi cambia tutto. La tranquillità, gli ha trasmesso la tranquillità, io sono convinto, perché nelle sue parole, tra l'altro si è sentito quello che ha detto, ok, cioè noi facciamo le cose senza fretta. Senza fretta, che adesso può essere anche che mi sto sbagliando, ma non so se siano state queste parole pronunciate nel time out successivo, però vabbè, insomma, fondamentalmente è questo: calma perché siamo forti, calma perché siamo un gruppo, soprattutto un gruppo, un gruppo. E l'Italia che vince il secondo set, vince il terzo set, la Polonia poi ci aiuta perché sente anche la pressione, secondo me. Ha paura di sbagliare, di fallire davanti al suo pubblico ed è quello che succede. E l'Italia, man mano che si va avanti, man mano prende consapevolezza, ancor di più, come se non ne avesse, giustamente, dei propri mezzi e se la porta a casa, ragazzi. Ma anche nettamente poi, nella seconda parte di match. Che spettacolo! Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questa giornata, su questa vittoria mondiale, su questa Italia che quando veramente fa del collettivo l'arma principale, ce n'è per pochi, ce n'è per pochi sinceramente, ma in tanti sport, non so, cioè mi mancano le parole perché una giornata come questa, dopo 24 anni, gente come De Giorgi, Lucchetta, che tra l'altro ovviamente è in telecronaca sulla Rai, e 24 anni loro, 24 anni fa erano loro a vincere comunque il mondiale. Ora sono questi ragazzi, ma tutto il movimento a livello giovanile, gli europei vinti a livello giovanile, ma cioè praticamente abbiamo sbancato quasi tutte le categorie, insomma, una roba veramente grandiosa, ragazzi, grandiosa. E questo è il giusto premio. Perché l'Italia, quando ci si mette, le sa fare le cose, le sa fare. E in tutti gli ambiti, le sa fare, le sa fare. Punto. Entriamo un po' più nel, diciamo così, nei particolari della partita. Nei particolari della partita, vabbè, scusatemi i giochi di parole. Mi sono appuntato un po' di cose perché, vabbè, durante il match, man mano che si andava avanti, diciamo, prima alti e bassi, poi è arrivata la continuità,
Insomma, un bel po' di cose e anche belle. Nel primo set, vabbè, sono i dettagli che fanno, diciamo così, la differenza maggiormente, perché la Polonia ti concede poco nella prima parte di partita, quindi sei tu che devi andare a prenderti i punti. Quindi, primo set con l'Italia che è in vantaggio, 3-4, che è 3-4 punti avanti, poi ricordo, insomma, andando così a memoria, una battuta vincente, qualche imprecisione dell'Italia, e ecco la Polonia che rimonta. 25-22, inizia il secondo set, l'Italia che si porta comunque dietro delle scorie, siamo sul 16-13 praticamente per la Polonia, Italia che inizia a peccare, e soprattutto nella fretta, diciamo, cioè troppo frettolosa in alcune decisioni, dover per forza recuperare, smaniosa, eccetera eccetera. E lì la mano di De Giorgi che trasmette appunto tranquillità all'Italia. L'Italia capisce, secondo me, ok, cioè giochiamo come sappiamo, con il sorriso stampato in faccia, tranquilli, spensierati, ed è lì che sono venute fuori tutte le qualità di squadra, dei singoli, a muro, a ricezione. Tra l'altro, a livello di lucidità e di combattività stasera, veramente partita fenomenale, ma anche da parte della Polonia, che comunque salva tantissimi palloni, lotta, però alla fine è l'Italia. Secondo me è proprio la consapevolezza del gruppo che fa la differenza, perché da lì poi scaturiscono tutte le altre cose positive, secondo me. Però vabbè, nel secondo set siamo avanti, Giannelli, vabbè, inizia a salire in cattedra. Punti di seconda che ogni tanto ne tira fuori uno così, che caricano la squadra, perché sono punti a sorpresa che, diciamo, feriscono come se fossero delle coltellate inferte all'avversario. E si va di Giannelli che sprona, che trascina l'Italia con i suoi atteggiamenti, le sue esultanze. Che grande capitano, che roba, ragazzi. E poi cosa succede? Vabbè, bene in battuta, bene a muro l'Italia, praticamente funziona tutto. 25-21 il punteggio del secondo set e uno pari. Micheletto, che nel mondiale, diciamo così, è stato sottotono rispetto a quelle che sono le sue grandissime possibilità, nonostante abbia 20 anni, semplicemente 20 anni, e successivamente sale in cattedra anche Micheletto. Non è che abbia fatto cose gigantesche, però sale di livello anche lui, e parte bene la Polonia nel terzo set, soprattutto con i centrali. Qualche errore di troppo per l'Italia in ricezione e in attacco. E poi cosa succede? Che però la Polonia inizia forse a sentire la pressione, come ho detto anche prima, e inizia a sbagliare un pochino troppo, errori un po' banali per le loro potenzialità, ed è lì che l'Italia sale veramente in cattedra. Cioè, tanta lucidità, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha colpito, tanta lucidità per l'Italia, veramente in tutte le decisioni. Spettacolo, e muro, attacco, battuta, schemi, terzo set, 25-18. La via poi soprattutto, benissimo, veramente attacchi potenti, alterna a comunque palle piazzate, e veramente bene, bene, bene. Poi vabbè, Balaso che recupera palle a destra e a manca, ma in tutto il mondiale veramente super spettacolare. Poi vabbè, Micheletto, Anzani che chiude il terzo set con un primo tempo di rabbia che lascia presagire veramente il meglio per l'Italia, il meglio. E quindi, mamma mia, quarto set che poi, cioè, Polonia che sbaglia tanto, aumentano gli errori, Italia sul pezzo, ripeto, gioca con il sorriso, Giannelli continua con i suoi punti di seconda, continua con le sue magie, e questo, cioè, veramente finisce il match, scusatemi se sembro un po' rincoglionito in questo video, però che nel frattempo penso a quello che è stato, a quello che siamo riusciti a fare, cioè
Come è stato detto anche in telecronaca, adesso nemmeno ti rendi bene conto di quello che hai fatto, perché comunque, oh, europeo, mondiale, l'anno successivo. Che roba, ragazzi. Che spettacolo. Direi che vado a dormire felice. Direi che vado a dormire super felice e bene, bene, bene. Scusatemi se è stato un po' così il video. Nella parte finale, ora ci sto riflettendo perché sono un po' incantato, penso ve ne siete comunque accorti e scusatemi di questo, quando alzo lo sguardo è perché stanno facendo vedere comunque le immagini, le interviste, la felicità, le esultanze, i bambini, il figlio di Anzani comunque, Anzani che però, vabbè, poi piange, insomma, quindi si lascia andare, insomma. Sono incantato, come penso tantissime altre persone. Quindi, buonanotte a tutti, forza azzurri, e spero di vederne sempre di più di giornate come queste. Non posso, cioè, non riesco a dire altro. Buonanotte ragazzi, e forza Italia! Forza Italia! Forza Italia!